Buongiorno e buona domenica, la prima di Quaresima. È iniziato davvero questo cammino di penitenza e di conversione che ci porta alla gioia della Pasqua, alla risurrezione di Gesù che si compie ancora per salvarci dalle notti del nostro peccato. In questa prima domenica si pone al centro dell'attenzione nella liturgia sempre l'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto. Quest'anno nella versione di Marco il racconto è molto breve, essenziale. Siamo al capitolo 1, i versetti dal 12 al 15, ma è solo uno il versetto che riferisce delle tentazioni e non si dilunga, anzi si limita a dire che Gesù, rimasto nel deserto 40 giorni, è tentato da Satana. Importante questo, non si dice nemmeno che Gesù abbia vinto queste tentazioni, ma l'immagine che ne segue dopo lo dà a intendere in maniera molto chiara. Gesù stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. La vittoria sulla tentazione di Satana per Gesù è questo coniugare il cielo e la terra. Ciò che vi è di più bestiale sulla terra, le bestie stesse, gli animali, e ciò che vi è di più angelico nel cielo, gli angeli appunto. Questo tenere insieme i due estremi è la risposta alla nostra lotta contro la tentazione, perché la tentazione è sempre il tentativo di eliminare uno dei due poli. Da una parte vorremmo eliminare i nostri limiti, la nostra parte mortale, la nostra carne che ci frena, che ci appesantisce, e ci perdiamo allora in ideologie e non ci accorgiamo di fuggire dalla realtà. Oppure dall'altra parte vogliamo eliminare quel cielo che ci sembra troppo lontano e difficile da raggiungere e ci schiacciamo nelle nostre povertà e le nostre miserie, lasciandoci andare a volte in forme di vita davvero più vicine alle bestie che alla dignità dell'essere umano. Quello che fa Gesù è tenere insieme queste due realtà, perché l'uomo è fatto così, è fatto di carne, è fatto di corpo, è fatto di limite e di confini, ma è fatto anche di quel desiderio infinito di vita eterna che ci spinge ad andare oltre, a cercare sempre un senso, un significato, un superamento. Noi abitiamo la nostra esistenza dentro questi poli ed è nel tenerli insieme che vinciamo la tentazione, evitiamo il peccato ed entriamo nella logica di Dio. Convertirsi, compiere il tempo così come l'ha compiuto Gesù, significa lasciare che tutto questo sia abitato dall'amore e dentro la tensione della vita, che l'amore compie il suo mistero di salvezza, perché è lì che si seminano le parole che germinano e generano una esistenza fatta di servizio, di donazione, come quella di Gesù, appunto, che esce dalla sua terra e va a predicare, ad annunciare il Vangelo, dopo che Giovanni, il cugino, è stato arrestato. Insomma, dal dolore Gesù trae motivo per seminare e costruire vita nuova. Sia così anche per noi, ogni giorno, e non cediamo alla tentazione di chiudere gli occhi davanti ai bisogni degli altri, troppo impauriti. Per noi potrebbero sembrare troppo grandi, ma invece la forza dell'amore di Dio ci rende capaci di farlo presente sulla terra con la stessa intensità e bellezza con cui Gesù stesso ha fatto presente il volto del Padre. Buon cammino di conversione, buona Quaresima, e crediamo davvero che in noi, in questa tensione di vita, si compie il Vangelo. Buona giornata.